Quinta giornata, campionato di prima categoria, girone H, Battipagliese, Campagna. Giunge a voi il più cordiale buon pomeriggio dalla voce di Andrea Laganà, al mio fianco come sempre Fabiano Sole. Ciao Fabiano. Buon pomeriggio Andrea, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Battipagliese oggi in versione casalinga ma in trasferta, siamo a Macchia, si doveva giocare al Passen, la società ha preferito spostarsi qui al Provenza di Macchia per avere il più possibile vicino anche i propri tifosi in questo match molto delicato. I tifosi hanno risposto presente, ci auguriamo che anche la squadra possa rispondere altrettanto presente in un vero e proprio scontro diretto in questo campionato di prima categoria. È presto per dirlo oppure no? È un dentro fuori Fabiano oppure no? È un dentro fuori in queste categorie, quando poi si lascia troppo piede agli avversari delle squadre forti, quale il Campagna, poi si fa dura eventualmente rimontare in classifica, e quindi la Battipagliese ha già giocato due jolly, due pareggi all'esordio a Pisciotta e sabato scorso al Pastana contro il San Marco. Oggi non può fallire, compito arduo certo, ma non impossibile per chi ambisce a primeggiare nel girone, ed oggi per la prima volta può contare nel sostegno dei propri tifosi, numero cospicuo. Una battuta su questo, sui tifosi, appunto, ti lascio guardare alla tua destra, alla tua sinistra, questa tribuna è piena, emozioni particolari anche oggi in prima categoria. Fa sempre un effetto particolare in qualsiasi categoria sentire, vedere dei ragazzi incitare la squadra della propria città, anzi ancora di più questa categoria, va detto. Ovviamente sono presenti anche i vecchi tifosi, tra virgolette, quelli che hanno percorso e macinato chilometri, anche categorie più prestigiose, che non di certo lasciano la Battipagliese sola. In queste occasioni lasciamo da parte i sentimenti e andiamo alla scoperta delle due formazioni. Battipagliese in campo con Mazza, Discepolo, Bencivenga, Mancino, Pamadi, Magliano, Seni, Minguzzi, Ciotti, Santese e Pacello. In panchina con Mister Lero siedono Vitale, Lanza, Capozza, Moscatello, Daura, Carfagna e Capasso. Il Campagna replica con Coscia, Vigianello, Anzalone, Di Giacomo, Ferrara, Bifulco, Migliozzi, Sabatino, Piccirillo, Mastrangelo e Giacovazza. In panchina con il tecnico Faccenda siedono Fresolone, Caloia, Longobardi, Bragantino, Pisticcio, Petrillo, Vitale, Izzo e Picariello. Partito il match con l'apertura errata, palla in rimessa laterale, tanti ex dalle file del Campagna, il più noto è sicuramente il portiere, solo 8 mesi con la maglia della Battipagliese addosso, ma sono stati sufficienti per rimanere per sempre nei cuori di tutti i tifosi della Battipagliese. Il portiere forse più forte di questa categoria, una spanna sopra gli altri, parliamo di Raffaele Coscia, che sta davvero dominando tra i pali del Campagna in questo inizio di stagione. Entriamo subito in cronaca diretta raccontandovi le novità di formazione, tattiche e degli uomini che ha messo su Mister Lerro in questa partita. Prima però seguiamo con attenzione il movimento di Raffaele Ciotti, chiuso in scivolata dal numero 8 Sabatino. Poi riparte il Campagna con Vigianello, a proposito di ex anche Michele Vigianello, un ex della Battipagliese. Il lancio per Fausto Piccirillo, a proposito di ex anche Fausto Piccirillo è uno dei calciatori che ha vestito la casacca della Battipagliese. E chiudiamo la Marcord anche con Mario Di Giacomo, per pochi mesi con la Battipagliese, ma anche lui va annoverato tra gli ex dell'incontro. Sale per questa rimessa laterale proprio Vigianello, lateralmente all'area di rigore c'è il movimento a centraria di testa ben appostato e allontana Pamadi. Ancora però un'occasione per il Campagna, c'è la chiusura che può mettere in movimento Santese, un 3 contro 4. Riceve Ciotti lo scarico per il cross, Discepolo a centrale, non ci arriva Ciotti, c'è la deviazione, un calcio d'angolo, corner per la Battipagliese che preme sull'acceleratore. Santese non era da solo in questa ripartenza, l'hanno spinto praticamente tutti da qui sulla tribuna. Corner, proprio lo stesso Santese della bandierina, con il destro batterà traiettoria d'uscita rispetto alla porta di Coscia, marcature ad uomo nella retroguardia del Campagna, pronti a entrare Pamadì, Mancino, Ciotti, Paciello, Magliano e Seni. Parte
Santese con il destro, traiettoria arcuata, Coscia con i pugni, ancora in disponibilità di Santese che la rimette dentro. Coscia si allunga e raccoglie il pallone con le mani. 2 minuti e 24, 0-0 il punteggio. Poteva fare meglio sulla seconda palla Santese, ha avuto un po' di fretta probabilmente a scorrellare questo pallone in drop, ma troppo lento e prevedibile. Nessun problema per Coscia, che ora va al rilancio a cercare Piccirillo, che viene Sene, non benissimo, lotta Magliano a centrocampo, c'è un fallonetto, l'arbitro lascia giocare e allora Piccirillo la sponda, il tocco centralmente, prova ad inserirsi e riconquista palla Sene, ancora a terra Magliano, da Pacello la porta, poi si ferma perché la Battipagliese non può proseguire. E abbiamo già visto il metro di giudizio del direttore di gara in un paio di interventi, prima su Pacello, ora su Magliano, è uno che lascia giocare molto, forse anche troppo. Il signor Andrea Zari di Benevento, visionato da tanti addetti agli arbitri quest'oggi qui in tribuna, e abbiamo salutati tanti anche i ragazzi che hanno portato la Battipagliese in prima categoria, sono oggi qui in tribuna a fare il tifo per la Battipagliese. Ho visto Carletto Luongo, c'è Floriano Magri, c'è Antonio Paraggio, c'è Antonio Botta qui al mio fianco, sono tanti di quei ragazzi che hanno costruito questa ripartenza della Battipagliese, ora se la vengono a godere da tifosi. Il rilancio di Mazza a cercare Ciotti, arriva la spizzata per Pacello anticipato da Vigianello, vediamo se Santese riesce ad intervenire, l'arbitro lascia giocare, Sene sponda di Ciotti, ancora per Sene, quindi di prima Pacello, Magliano, il tacco per Ciotti, è in fuorigioco. È alzata bene qui la linea difensiva del Campagna, il Pagliese che aveva costruito con intelligenza questa azione, una pressione alta. Lascia giocare il signor Zari di Benevento. Sì, l'avevamo detto, l'ho già visto dai primi due interventi, il metro di giudizio in questo momento uniforme ovviamente da una parte e dall'altra. Di Giacomo, dopo aver ricevuto da Coscia, di Sabatino, rilancio di Giacomo pressato, se la cava bene però in palleggio il Campagna che prova a ripartire sull'alto Mancino, Jacovazzo a cercare Piccirillo e la chiusura di Mancino, quindi con calma può ragionare Minguzzi, ha visto uno spazio per Santese che prova a prendere d'infilata di Giacomo. Di media all'ultimo il numero 15 in maglia bianca. Deve lavorare tanto Di Giacomo perché Santese viene cercato e tanto dai compagni. Si lavora tanto sull'out destro, l'attacco della Battipagliese. Sta arrivando Discepolo con le mani. Gli si fa incontro il capitano Antonio Magliano. Anche il movimento di Santese, lo scambio proprio con Discepolo. Il tacco. Capisce tutto però Sabatino e allora Anzalone può allontanare, non bene però perché c'è Minguzzi, pallone dall'altra parte, quasi a memoria, si arrabbia Pacello perché si era accentrato. Ora un po' di nervosismo tra Discepolo, Sabatino e Anzalone, se non vedo male, il 17 Bifulco, anzi anche lui un ex, a proposito di ex. Discepolo prova a fare le sue ragioni. Forse sul contatto precedente? Sì, perché Pacello di Discepolo è andato con decisione al contrasto senza alcuna paura, che probabilmente è innervosito il diretto avversario e da lì è nato un mezzo parapiglia con il centrocampista, sì, che adesso si vanno ad abbracciare. Bifulco che è andato a dare una spallata a Discepolo, giallo per entrambi, e pesa molto questo su Discepolo perché lui è stato aggredito fondamentalmente, stava lì, stava discutendo, è arrivata questa spallata di Bifulco. Forse ha punito la reazione probabilmente di Discepolo, anche se il metro di giudizio finora poteva chiudere un occhio qui, non sembrava essere successo nulla di particolarmente grave a dire la verità. È lo spirito giusto però quello di Discepolo, indipendentemente dall'episodio, di come è andato a contrastare quella palla, aveva sbagliato la giocata, è andato subito ad aggredire l'avversario che stava rilanciando e spiazzato quel suo contrasto. Battipagliese stava per approfittarne, deve essere questo lo spirito di non mollare un secondo oggi come sta facendo ora Santese, che per un attimo è andato a tamponare Anzalone, che è un po' in difficoltà, lo vediamo sulle partenze di Santese, c'è questo fuorigioco non fischiato, bravo, sì, non l'ha visto il fuorigioco di rientro sulla sponda di Piccirillo da parte di Jacovazzo, calciatore molto temibile questo 11, occhi aperti, c'è Discepolo su di lui. Siamo arrivati al settimo minuto, 10 secondi e 0-0 il punteggio tra
Batti Pagliese e Campagna Pamadì sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Giocherà lungo, lo fa a cercare Ciotti, alle sue spalle però alla meglio Ferrara, ritorna poi Paciello a dar fastidio a Migliozzi sulla corsa lungo il pallone proprio per Bifulco, prova ad allargare per Iacovazzo, c'è il discepolo che fa buona guardia, ha dato il vantaggio, poi si è fermato fischiando il fallo proprio ai danni del numero 15 e calcio di punizione in favore del Campagna. Ha sbilanciato Mancino, Bifulco per Anzalone, c'è il movimento di Iacovazzo, eccolo servito, un po' troppo spazio per Iacovazzo, la finta senza il cross, poi prova a sorprendere Mazza che controlla senza problemi, va al rilancio immediatamente a cercare la velocità di Paciello, c'è la chiusura in rimessa laterale del numero 2 Vigianello, è uno schema di questo che la Battipagliese prova spesso e volentieri. Accoppiato dal Milan il lancio di Magnan per Leao, quello di Tatarusano per Diaz, insomma siamo lì, occhi sul campo, però Paciello perde il controllo con Di Giacomo, allontana la difesa del Campagna, pallone tra i piedi del numero 15 Bifulco che viene messo giù, calcio di punizione ancora per il Campagna. È una Battipagliese molto aggressiva, queste battute iniziali, pressa a tutto campo, non lascia un centimetro agli avversari che ora si fanno minacciosi con Piccirillo, sul quale esce Mazza protetto da Pamadì e Mancino. Attenti alla posizione di Bencivenga, era un po' troppo alto adesso, lo stavano sorprendendo alle spalle. Pamadì per Mancino, alza per Bencivenga, un pallone un po' bruttino, se la cava bene Bencivenga, poi scambia con Paciello, quindi Minguzzi, ancora Pamadì, si abbassa Seni per dare una soluzione, invece si va da Santese, costretto ad accentrarsi per anticipare Bifulco, poi sbaglia il lancio, tendeva a servire Paciello, chiede scusa, riparte da dietro il Campagna. Coscia per Anzalone, fatto fuori Santese, non Ciotti che torna su di lui e va a servire proprio Santese, sul quale ritorna con una spallata il numero 18, calcio di punizione per la Battipagliese, un po' frustrato qui il numero 18 del Campagna che riteneva di aver subito un'irregolarità da Santese inizialmente, sul quale poi è ritornato con una spinta un po' troppo vigorosa. È indotto il direttore di gara a comandare il calcio di punizione in favore della Battipagliese. 10 minuti importanti per Marco Santese. Ora va a prendersi anche la battuta di questo calcio di punizione, gliela concede quasi Paciello, proverà a scodellare il pallone dentro, sono saliti Mancino, Senè, Ciotti, Magliano, sta arrivando Pamadì, c'è anche Paciello logicamente, ne mette due in barriera Raffaele Coscia, Minguzzi al limite, fa rispettare la distanza il direttore di gara, scende quasi il silenzio qui al Provenza, fischia l'arbitro, parte Santese lungo sul secondo palo, arriva Mancino col destro che la cicca, poi allontana e libera l'area Migliozzi, raccoglie il pallone vacante Pamadì che si accontenta della rimessa laterale. Erano tagliati tutti sul primo palo, non c'era nessuno sul secondo palo su questa giocata di Santese, poi Mancino ha mancato l'impatto con il pallone. Vigianello alza un campanile, andava a mettere giù Magliano, subito aggredito, trova il parco per servire Seni, 25 metri, pensa ed esegue il tiro all'alta sopra la traversa. Insomma è scesa, se l'è sentita, ha chiesto anche scusa adesso a Minguzzi se non ho visto male, ha provato questa conclusione un po' ciabattata il centrocampista della Battipagliese. Posizionato il pallone Coscia al rilancio con l'interno del piede sinistro, Bencivenga va a scavalcare dal pallone, viene in campo Piccirillo, Mancino francobolla e concede una semplice rimessa laterale. Con le mani sta arrivando Vigianello, pallone centrale verso Sabatino, di prima la girata, attenzione alle spalle, sta arrivando Iacovazzo, Pamadì non si fida, Mazza non esce, Pamadì allontana il pallone fuori in rimessa laterale. Migliozzi, il 20, ha provato a dar fastidio a Pamadì, si cerca un pallone per far riprendere il gioco.
Viggianello con le mani, la finta, poi ancora Viggianello, cerca il varco per il cross, lo prova a contenere Bencivenga, vanno a lottare i due, alla fine esce Bencivenga con il pallone tra i piedi, poi se lo fa sfilare proprio da Migliozzi, si lotta lì al limite dell'area di rigore, ancora Migliozzi, la sporca, il pallone Sene, pallone fuori, ancora rimessa. Deve essere più concreto lì Bencivenga, aveva coperto bene, poi in quella zona del campo. Bisogna essere più pratici, rimessa laterale per il Campagna, Pamadì non benissimo, alla fine perfeziona Mancino, Ciotti prova a girarla di prima per Pacello, non benissimo, ancora Ciotti, allontana Bifulco, poi non riesce a controllare Piccirillo, il pallone si trasforma giocabile quasi per Jacovazzo, allontana però Discepolo, quindi Di Giacomo, appoggio su Anzalone, la chiusura di Discepolo, prova ad aggirare Viggianello, alla fine chiede sostegno e lo ottiene, ammazza, è finta l'appoggio su Mancino, alla fine batte lungo a cercare Santese sul quale c'è l'anticipo di Anzalone, rimessa a Battipagliese. Siamo al 13esimo, 0-0 il punteggio, gara finora contratta, Discepolo per Minguzzi, lo accerchiano in tre, deve uscire fuori, è una situazione abbastanza rischiosa, lo fa appoggiandosi a Pacello, difende palla con il corpo, prova a defilarsi e se ne va sulla sinistra, mette il turbo Pacello, in mezzo Santese, sta arrivando anche Ciotti, Pacello con il sinistro, è buono il cross, Raffaele Ciotti, la palla sul destro, Ciotti, la finta, il sinistro, Coscia, si allunga e fa il miracolo, chiudendo lo specchio della porta a Raffaele Ciotti, ma attacca ancora la Battipagliese, fermato Sene con un fallo. Che parata di Ciotti, di Coscia, Battipagliese vicino al vantaggio, aveva mantenuto la freddezza Ciotti, senza calciare con il destro subito, con il rischio di scaraventarla sul portiere, l'aveva messa a sedere in pratica, però poi ha preferito chiudere su quest'angolo anziché andare a battere sul 70% della porta che era libera ed era più difficile da coprire per Raffaele Coscia. Aveva fatto una bella giocata Ciotti, il difficile era fatto, insomma, con quella finta aveva mandato fuori tempo difensore e portiere. Bello poi, anche il cross di Pacello. Assolutamente, poi era stato bravo Coscia ad intercettare questo pallone. Pacello a centrare per Mancino, pescato in fuorigioco. Ci fidiamo dell'arbitro, era ben posizionato, sono rimasti immobili i quattro di difesa del Campagna, fidandosi l'un dell'altro. Via il primo quarto d'ora, 0-0 il punteggio, ma che occasione ha avuto Ciotti, la poteva sbloccare la Battipagliese. E di certo questa occasione dovrà dare ulteriore coraggio alla Battipagliese, che quanto a grinta, determinazione, di certo non sta demeritando. Il rilancio di Coscia, cercare Piccirillo, di testa Pamadì, quindi Mancino a cercare Pacello, non benissimo, aiutandosi anche con un braccio alle sue spalle. Anzalone lascia giocare l'arbitro, allora Migliozzi chiuso da Mancino, rimessa a Campagna, si è lamentato molto mister Lerro, reclamando fallo su Pacello, attenzione al Campagna, il cross sul primo palo, è ben appostato Pamadì e arpiona questo pallone, andandolo poi a rilanciare in maniera imprecisa però verso Pacello, che chiedeva maggiore precisione al compagno in questa assistenza che poteva trasformarsi in un interessante contropiede. Predicato calma Lerro soprattutto a Pamadì su questa uscita, Viggianello lungo, pallone che arriva tra i piedi di Pamadì, lo lascia a Mazza, chiama palla Santese da quest'altra parte, stavolta Mazza non accelera, fa prima salire i suoi compagni prima di effettuare il rilancio lungo che arriva in questo istante nella zona di Ciotti, tutto solo, può prolungare per Pacello, ci mette la testa Ferrara, raccoglie poi Pacello, protegge il pallone e si accontenta della rimessa laterale, la va a battere stesso Pacello, no? Aspetta l'arrivo di Bencivenga che può buttarla anche lunga. E in area di rigore prende posizione Ciotti, il pallone però è vicino per Pacello, il cross a centro area, allontana Ferrara di testa Mancino per Sene, è la pressione del Campagna, Pamadì anda a vuoto Piccirillo, poi sull'arrivo di Migliozzi deve allontanare, pesca comunque Santese, quale ritorna Jacovazzo che lo ferma in rimessa laterale. Che stop, ha carezzato il pallone praticamente Marco Santese, rimessa con le mani, sta arrivando Discepolo, si fa vedere Magliano, c'è anche Ciotti, Discepolo va lungo, buona, interessante per Santese, altro grande aggancio, si sgancia Ferrara e va ad allontanare
si ha fatto un bel movimento, sì. Qui Santese e anche Magliano, facendosi incontro al compagno, è andato a portare via l'uomo liberando lo spazio sul quale si è infilato Santese. Ora Discepolo, dopo aver scambiato con Ciotti, guadagna un'altra rimessa laterale. Integra l'aveva fermato Bifulco, fa movimento Ciotti, dice anche Santese. Discepolo però vuole andare lungo, dove si è portato anche Minguzzi in area di rigore, la gira di testa, ben appostato Coscia, non è riuscito a dare forza, il numero 6 dell'Abbattipagliese. Sta concedendo qualcosa la difesa del Campagna, escludendo il portiere che è di un'altra storia, ma la difesa, i quattro lì dietro stanno regalando qualcosa. Ora sbaglia il rilancio Coscia, regalando questa rimessa laterale all'Abbattipagliese. Siamo al 18esimo. 0-0 qui a Campagna, tra Abbattipagliese e Campagna. Abbattipagliese che sta crescendo anche in continuità di possesso di palla e di gioco. Campagna che sembra in questo momento un po' in difficoltà. Pacello, Minguzzi, Mencivenga per Mancino, Scavetto a cercare Pacillo, controllo errato da parte di Ferrara. Allora Magliano può mandare dentro Ciotti, su di lui Di Giacomo, ma Ciotti in area di rigore, Ciotti contrastato bene, il pallone è uscito, però calcio d'angolo per l'Abbattipagliese, aveva bruciato sul corto Di Giacomo, che poi è stato bravo a ritornare e a murare il suo cross in area di rigore dove stava arrivando Santese. Va Pacillo stavolta dalla bandierina, altra bella palla di Magliano prima. Comunque Pacello con la traiettoria a rientrare, arriva Mancino anche, traiettoria lunga nella zona di Pamadì, prova anche a controllare, serve Santese col tacco, poi con la mano blocca il pallone Vigianello. C'è un altro calcio di punizione per l'Abbattipagliese che continua a rimanere in zona d'attacco. Sospinta dai propri tifosi, cui sostegno incessante all'inizio del match. Santese sul pallone, vicino c'è Pacello, pensano forse ad una giocata corta, poi si allontana Pacello, andrà a prendere posizione all'interno dell'area di rigore dove ci sono Sané, Pamadì, Ciotti, Minguzzi, sta arrivando a fare i spenti anche Mancino e c'è anche Magliano. Parte Santese, palla centrale, il colpo di testa alto, era tutto solo Seni al limite dell'area di rigore piccola, era smarcato bene, ha colpito senza riuscire ad indirizzare nello specchio della porta. Abbattipagliese vicina al gol ancora una volta. Da queste occasioni sciupate purtroppo alla fine dei conti pesano, bisogna essere più cattivi, provare a concretizzarle il più possibile. Anche qui era tutto solo Seni, è stato concesso più di qualche metro, non è che non è andato. Parte palla a terra il Campagna, Coscia per Di Giacomo, pallone errato per Anzalone, c'è Senè che allontana male, ancora a lottare, la palla è buona per Pacello e spalle alla porta, deve girarsi, si va a defilare sulla sinistra, poi con Mancino a cercare da quest'altra parte Santese, c'è il ripiegamento di Anzalone senza guardare, con gli occhi dietro alla nuca Pacello ha trovato Santese dall'altra parte. Altro corner per l'Abbattipagliese che insiste, preme in cerca del vantaggio, salgono dalle retrovie ancora Pamadì e Mancino. Va Santese, palla a centro aria, c'è il colpo di testa da parte di Ciotti, pallone intercettato, qualche timida protesta, poi Bencivenga, viene travolto Pamadì da Sabatino. Calcio di punizione per l'Abbattipagliese, cartellino giallo per il centrocampista del Campagna. Beh, col ginocchio sulla schiena fa male, sì, Pamadì rimane a terra, la palla inattiva e l'Abbattipagliese sta dando tanto fastidio al Campagna. È stata qualche timida protesta sul tentativo di colpo di testa di Ciotti, respinto con il corpo, sembrato a noi difensore del Campagna, che poi ha perfezionato il rilancio. Siamo a metà del primo tempo, 0-0 qui a Macchia tra Abbattipagliese e Campagna. Zebrette però che stanno dominando, l'ha detto, hanno avuto due chiare occasioni, prima con Ciotti e una con Sene, senza però riuscire a bucare Coscia,
Discepolo porta via l'uomo dalla barriera, Pacello preferisce scodellarla dentro, Minguzzi non ci arriva, sfera che arriva vacante dalle parti di Piccirillo, prova a contenerlo Bengivenga, gli regala qualche metro, allora riparte il Campagna, male l'appoggio di Piccirillo, allora Pamadì allontana regalando però di nuovo il pallone a Piccirillo, è partito da quest'altra parte Iacovazzo, c'è Pacello in chiusura, poi Minguzzi con la chiusura con il fallo, cartellino giallo, ha cambiato metro l'arbitro, sì. Ora ammonisce sempre. Sì. Due cartellini abbastanza severi sia per Sabatino sia per Minguzzi che è andato in tackle, due gli ammoniti per parte di Fulco e Sabatino per il Campagna, Discepolo e Minguzzi per la Battipagliese. Ha approfittato il calciatore del Campagna per dissetarsi un attimo. Sabatino scambia con Ferrara, poco movimento e allora prova ad alzare il pressing Magliano, se la cava però il centrale del Campagna che ora va a scodellare verso Migliozzi, il cross a centro aria, c'è il colpo di testa di Discepolo che chiude un'ottima diagonale, preso in mezzo a tre avversari, è riuscito ad intervenire il numero due della Battipagliese che adesso prova a ripartire con Pacello, si ferma il numero 9, mette a terra, mette fuori perché sono a terra sia Bencivenga sia un calciatore del Campagna. Possiamo dire che è andata bene alla Battipagliese questa volta, erano tre uomini del Campagna tutti soli, è stato puntuale, bravissimo Discepolo a chiudere come dicevi la diagonale che davvero poteva essere molto molto pericoloso per il Campagna. Era posizionato ottimamente il numero 2 della Battipagliese ma con tre avversari lì nei paraggi non è semplice mantenere la lucidità nel disimpegnare in maniera corretta, effettivamente era stato lasciato da solo questo cross, è arrivato dal lato opposto mentre restituisce il possesso il Campagna, siamo al 25esimo, sempre 0-0, palla che arriva tra le mani di Mazza, va al rilancio lungo la zona di Ciotti, vai, molto passa, profondo, vai, passa Ciotti, coscia, gol, è buono, no, ha annullato il gol a Raffaele Ciotti, lo scontro con coscia, si lamenta, no, Magliano, no, dai, l'ha annullato, si dispera Ciotti, è inviperito Magliano, cioè è anticipato nettamente il portiere, l'ha anticipato Raffaele Ciotti, poi è chiaro che nello scontro ci sta, non è che può scomparire, è chiaro che non può scomparire ma l'ha anticipato nettamente, è una decisione questa qui davvero incredibile, anzi se la palla non fosse entrata sarebbe stato anche rigore e cartellino rosso, anzi giallo, perché adesso è cambiata la regola, ma annullarlo proprio mi sembra assurdo perché Ciotti anticipa chiaramente il portiere, non può annullare questo gol il direttore di gara, è davvero una cosa scandalosa perché Ciotti ha anticipato in maniera netta Ciotti, poi coscia, poi è chiaro che nel pallone a metà e metà vanno a contatto i due giocatori, decisione alquanto discutibile per non dire vergognosa, faccia incredula in tribuna perché tutti si guardano, ma è gol, ma era gol, hai ma... detto giusto, se la palla non va dentro devi dare anche calcio, devi di dare rigore e ammonizione al portiere, certo, ma una volta che è entrata la palla è gol e via, così non è, coscia si è rialzato, ecco. E allora bisogna lottare il triplo per provare a vincere questa gara, qui c'è stata anche tutta l'esperienza del portiere del Campagna che ha fatto anche un po' di scena, ci ha provato e l'arbitro come il pollo ci è caduto con tutti e due i piedi dentro, si resta sullo 0-0, siamo davvero sconcertati davanti a questo fischio del direttore di gara, però quel che è certo è che la difesa del Campagna ancora una volta ha regalato qualcosa, adesso bisogna vedere anche il contraccolpo psicologico su Ciotti perché questo lascia stare il gol annullato, l'errore di prima si vanno a gravare anche mentalmente sulla testa del numero 10 della Battipagliese, speriamo che non ci siano contraccolpi, sta di fatto che era gol, va, inutile far giri di parole inutili, era gol, Senè, Magliano, scambio, pallone di ritorno un po' corto, lo raccoglie comunque Senè, in mezzo a tre va a lottare, non c'è fallo, si gioca, e allora Migliozzi,
prova ad allargarsi sulla destra, sta arrivando anche Vigianello, ritorna Pacello, gli toglie il pallone alle spalle, la pallasfera che arriva comunque a Sabatino, si abbassa Magliano, nello spazio il pallone raccolto da Bencivenga che con due tocchi deve allontanarlo, gioca vicino per Magliano, in mezzo a due rischia un po', si accentra Santese, Pacello è fermo e allora si va a destra da Discepolo, ha un po' di campo Vincenzo, può salire il 2 della Battipagliese, si accentra Santese, in mezzo c'è Magliano, se ne chiama palla Pacello, nello spazio per Magliano, Di Giacomo allontana la palla ancora bianconera, se ne c'è Pacello lì a sinistra, se ne passa da Mancino e poi si va da Pacello, sta arrivando Bencivenga a 1000 all'ora, Pacello vediamo se lo riesce a servire, Vigianello lo contiene ma c'è rimessa laterale. Con Bencivenga che è pronto a rimettere il pallone in gioco, accorcia Magliano, la finta non lo molla Sabatino, Magliano riesce comunque a servire Santese, carica il destro, conclusione ciabattata, la cartoccia coscia e blocca senza problemi, ma è solo Battipagliese, lo diciamo quando siamo al 27esimo, due occasioni nitide, un gol giustamente annullato, adesso sbaglia però Minguzzi regalando palla a Iacovazzo, quindi Sabatino attacca Magliano, se la cava il numero 8 del Campagna, poi la sponda di Migliozzi, Piccirillo in profondità, su di lui Mancino, la linea della rimessa laterale, lo scarico per Vigianello, il tocco sotto sull'inserimento di Migliozzi, a chiusura di Pamadì, che brivido, è riuscito all'ultimo istante ad anticipare l'avversario, qui Ciotti forse in fuorigioco di rientro, va giù, si arrabbia mister Lerro, poi coscia per Di Giacomo, ancora a cercare Ferrara, palleggio del Campagna che certo dietro balla ma davanti ha fatto vedere di avere numeri importanti, sì. Migliozzi, Iacovazzo, Picciarello sono davvero un bel tridente, bravo anche prima Pamadì, freddo, ha avuto paura di quella manina larga durata a fianco al corpo ma è stato bravo a tirarla via l'ultimo, si rischiava tanto, è andata bene Mancino, minuti, siamo alla mezz'ora, 0-0 Battipagliese, volevo dire 0-0, andiamo automatico perché il gol di prima ancora giù la vendetta, Ciotti si gira, controlla e parte, a sinistra Pacello, punta l'avversario, prova a saltare Vigianello, il cross l'ennesimo di Giacomo allontana, vediamo se ce la fa a mantenere il pallone in campo Iacovazzo, sì, mette a terra e prova a partire, indietreggia Minguzzi, c'è solo Piccirillo, sta arrivando Migliozzi da quest'altra parte, deve tagliare Discepolo, tiene palla ancora Iacovazzo, pallone da quest'altra parte che arriva in qualche modo Danzalone, indietreggia da Santese, poi Bifulco centralmente per Sabatino, ancora a sinistra per Anzalone, zona cross, lo effettua Mancino con la testa, se ne al limite raccoglie il pallone, poi chiama in causa Pacello, c'è solo Ciotti da quest'altra parte ma il Campagna è ben sistemato, Pacello comunque prova a lanciare lungo, ci mette la testa a Bifulco, sulla seconda palla c'è Discepolo che prova a saltare e lo fa con un sombrero su Sabatino, fa la stessa cosa anche con Iacovazzo, il pubblico applaude e apprezza, è partito Discepolo, provate a fermarlo, il fallo di Ferrara, il giallo è netto, ha messo il turbo e come Enzo Discepolo a 1000 all'ora, una vado a fermare alla Cafu, mi ha ricordato nel doppio sombrero, chiaro quello lì è stato fatto sul Nedved in uno stile completamente diverso, ma non era facile per Discepolo scavalcare due avversari, la Battipagliese non molla nonostante il grave torto arbitrale subito al minuto 24, spinge la squadra di mister Lerro e adesso ci sono Ciotti e Pacello su, Santese e Pacello sul pallone, sono tre in barriera ordinati da coscia, la posizione è defilata però non si fida l'estremo difensore del Campagna, stava per aggiungere un componente, poi dice a Bifulco di allontanarsi in area di rigore, pronti per un'eventuale ribattuta Mancino, Magliano e Ciotti, arriva anche Seni, tocco di Pacello per Santese, esce dalla barriera e respinge Piccirillo, pallone che arriva nella metà campo della Battipagliese dove Mazza lo lascia giocare a Bencivenga, si porta il pallone avanti Mazza, sguardo lungo nella zona di Santese, col tacco prova a controllare, non era facile, arriva Bifulco col sinistro a lanciare verso Piccirillo che però è in fuorigioco,
scontro con Pamadì, fallo in attacco di Piccirillo, non ha dato il fuorigioco, ha dato il fallo, calcio di punizione a Battimagliese. Chiamato il tocco di mano perché nel cadere Piccirillo si è aiutato con una mano, pallone già in movimento, mancino per Bencivenga, poi fa vedere, riceve Paciello, alza un campanile di testa Sabatino, quindi Vigianello attaccato alle spalle in maniera fallosa da Paciello, calcio di punizione per il Campagna. Sta rifiatando un po' la Battipagliese dopo 10-15 minuti a 1000 all'ora, siamo al 33esimo, è sempre 0-0 il punteggio. Stiamo facendo un po' più di fatica sull'out mancino a sfondare, anche se l'occasione di Ciotti è nata da lì alla giocata di Paciello. Attenzione però adesso, un po' troppo spazio per Vigianello. Migliozzi attaccato da Sene, scarica dietro, apertura di Sabatino, cercare Migliozzi, prova ad accentrarsi nello spazio, c'è l'intervento pulito di Minguzzi, adesso Magliano nello spazio, ha visto il movimento di Santese, può bruciare l'avversario, Di Giacomo prova a tenerlo in area di rigore, Santese costretto ad uscire, adesso c'è il movimento di Discepolo, un po' troppo impreciso il tocco di Santese, per una questione di secondi non si sono incrociati, di millesimi. Andava in porta Discepolo sicuramente, Santese ispirato. È stato bravo Di Giacomo nella circostanza, ed aveva un po' di ritardo su Santese e gli doveva concedere qualcosa in termini di velocità, però l'ha portato sull'esterno limitando i danni e i pericoli, in effetti poi l'azione ha perso di pericolosità. Mancino, Pamadì, si fa incontro Santese, la palla è per lui, ha un po' di spazio, indietreggia Iacovazzo, Santese si accentra, gioca con Magliano in mezzo a tre, Minguzzi, rimane a terra Magliano, colpito duro, poi Sené, Discepolo, siete alzato Magliano, si può giocare, Discepolo chiede l'1-2 a Sené, Sené apre il gioco per Ciotti, Ciotti il cross con il destro, buona, vuoto Discepolo, c'è Paciello lì, la palla è ancora buona, Paciello il destro a giro, pallone alto, ci ha provato la Battipagliese. Stavo seguendo Magliano che ha un problema, si accascia a terra il numero 8 della Battipagliese, colpito duro in un intervento precedente, giustamente non creiamo problemi di crampi, però abbiamo visto che aveva immediatamente dopo l'intervento fatto già segno alla panchina, poi l'azione è proseguita, era quasi arrivato vicino alla panchina Magliano, ovviamente mister Lerro gli ha detto dove vai, buttati a terra nel campo, certo. Non concediamo una ripartenza con l'uomo in meno agli avversari. Si è alzato nel dubbio Moscatello, sta effettuando il riscaldamento, speriamo nulla di grave per Magliano, già dobbiamo fare a meno di Cascone infortunato, l'unico player rimasto in rosa è proprio il capitano, deve stringere i denti, colpito alle spalle, chiuso da tre avversari, sembra essersi ripreso comunque Magliano. Cooling break, tutti a bere, fa un gran caldo. Nove più recupero al termine del primo tempo, è 0-0 qui a Macchia tra Battipagliese e Campagna. Una coscia che si prende il tempo necessario prima di rimettere il pallone in gioco all'interno del piede sinistro. In deposizione Migliozzi, di testa alla meglio Sene, pallone fuori, rimessa Campagna. Siamo da questa parte con Anzalone, è rientrato Magliano nel frattempo, palla per Sabatino, ritorna Ciotti proprio sul numero 8 del Campagna, tocca dietro per Ferrara, spinge il pressing Ciotti, Ferrara gioca centralmente per Piccirillo, la spizzata alle sue spalle, non c'è nessuno, c'è Mazza, è dura oggi per Piccirillo con Mancino, eh? Mazza va a lungo a cercare Ciotti, la sponda di testa, non si era inserito alle sue spalle Paciello che invece preferiva ricevere il pallone dietro, il classico appoggio, provano a chiarirsi due, Ciotti invece aveva provato con la spizzata a servirlo nello spazio, coscia per Ferrara, si fa vedere Bifulco ancora da coscia con il sinistro
Pallone un po' troppo largo per Migliozzi, rimessa a Battipagliese. Diciamo che con gli anni i rinvii non sono migliorati nel curriculum di Coscia. Lo ricordo anche quanti anni sono passati, troppi, non lo vogliamo ripetere. Non erano granché, anche oggi si sta confermando tale. Paciello con lo stop manda a voto un avversario e si accentra. L'aiuto di Sané, Sané al limite, guarda anche la porta. Sané, il destro! Coscia si accartoccia e blocca il pallone. Pericolosa questa conclusione di Sené, che poteva rimbalzare il pallone all'ultimo istante. E ora Coscia è rimasta a terra, adesso Paciello. Coscia aveva detto chiaramente a Viggianello di mettere il pallone fuori. Chiama i suoi, cioè è leader. Assolutamente. Per quanto sia un portiere, leader anche tecnico di questa squadra, oltre che carismatico, perché ha fatto una sorta di time out con i suoi, chiamando 5-6 giocatori lì in mezzo al campo e andando a dare indicazioni. Ha l'esperienza per farlo, insomma, ha le spalle abbastanza larghe Raffaele Coscia. Guarda, prova mettersi. Anche adesso Ciotti sta parlando ancora dell'episodio di prima. E lì, fidati, c'è stato molto del mestiere di Ciotti, perché di Coscia, chiedo scusa, un altro portiere lì si sarebbe rialzato e l'arbitro magari non sarebbe stato indotto in errore. Pallone prova verso a scavalcare Mancino, ancora Piccirillo, la riesce la sponda per Bifulco, quindi Migliozzi contro Discepolo, serie di finte, va a raddoppiare Santese, il cross a centro aria, c'è il colpo di testa di Mancino, poi a Covazzo, c'è fallo netto su Bencivenga, provvidenziale l'intervento di Mancino, da qui avevamo visto da solo Piccirillo a centro dell'area di rigore piccola, è sbucato il numero 4 della Battipagliese, prolungando la traiettoria del pallone, togliendola dalla disponibilità del numero 7 in maglia bianca, mentre qui Santese, che sta giocando un'ottima partita in fase offensiva, ha fatto saltare troppo facilmente da Migliozzi. Pamadì, gli chiedono di ricominciare, Pamadì invece preferisce andare lungo. Di Giacomo con la schiena prova ad inserirsi Ciotti, Coscia al limite, raccoglie il pallone, procede con le mani proprio a Di Giacomo, porta lui palla, non c'è pressione, si abbassa Sabatino, raccoglie il pallone prima di cederlo a sinistra verso Anzalone, dietro ancora per Di Giacomo, ricomincia il pressing di Ciotti. Ferrara viene da quest'altra parte, ancora a sinistra da Anzalone, indietreggia Santese, prova a prenderlo, Anzalone mette, il contatto non sembrava così tanto grave, infatti non è convinto Santese, c'è il fischio dell'arbitro, calcio di punizione per il Campagna. Siamo al 40esimo, 0-0 il risultato. Campagna però ora può soffrire di questo calcio di punizione laterale affidato al destro di Iacovazzo, e ordina 2 in barriera Mazza, mentre ripiegano tutti ad eccezione di Paciello e Ciotti. Paciello che vediamo ancora con qualche problemino lì molto largo a sinistra, non al meglio il numero 9 della Battipagliese. Il direttore di gara sta ancora parlando con Santese. Prova Santese ancora a chiarirsi, chissà perché l'arbitro sta catechizzando così i due uomini in barriera. Che vuole, forse non vuole sentire le proteste dopo, vedi le braccia larghe, eventuali tocchi poi in barriera. Iacovazzo si farà toccare il pallone da Mastrangelo prima di buttarlo dentro, ancora che l'arbitro va a dialogare con tutti praticamente, ora con Di Giacomo e Mancino, questa coppia che si è formata lì in aria. Pamadì su Piccirillo, si è perso tanto tempo, ora sì, si batte, pallone sul secondo palo, non ci sono casacche bianche, c'è Mazza che può raccogliere il pallone. E c'è lì Paciello che la chiede. Anche Santese. E a gran voce anche Mister Lerro richiedeva questo rilancio. Sbagliato però da Mazza, peccato. Non è riuscito ad essere preciso nel rilancio l'estremo difensore della Battipagliese. Comunque qui in tribuna non hanno smesso un secondo di cantare. Volevo sottolinearlo. Avevano un po' di arretrati, diciamo così. Questo è bello. Anzalone con le mani, lungo, Pamadì di testa, rimessa, Iacovazzo prova ad accelerare, vede però la difesa schierata e allora
aspetta Anzalone, gli cede il pallone, va lungo Anzalone, pallone in aria, la testa di Pamadì, se ne evita il corner, non fa complimenti e getta via il pallone. Minuti non bellissimi di calcio adesso. Quando siamo agli sgoccioli del primo tempo, un minuto e mezzo alla fine più recupero. Aveva spazio forse per fare meglio qui, Sene invece ha calciato male concedendo un'altra rimessa in attacco al Campagna, Valti Pagliese che ha speso tantissimo nei primi 35 minuti, adesso sta rifiatando, palla in area di rigore, il colpo di testa di Pamadì, Sene deve impegnarsi, riesce a mantenere il pallone in gioco. Anzi no, rimessa Campagna. Sembra Anzalone, rimaniamo lì. Voleva palla Sabatino, Anzalone preferisce andare di nuovo in aria. A testa di Discepolo stavolta, sempre Sene, stavolta allontana. Dove c'è Magliano, si scontra quasi con Ciotti, è partito Santese, è un 3 contro 2. Ripiega però il Campagna, Discepolo in mezzo, eccolo servito, pallone per Pacello. Pacello deve girarsi, chiede aiuto e supporto a Discepolo, pallone un po' troppo lungo, Discepolo lo mantiene in campo, serie di finte, Discepolo si porta la sfera sul destro che è il suo piede, fa segno a Minguzzi di andare, Magliano, eccolo il paglione per Minguzzi che non lo vede arrivare e la palla va via, rimessa dal fondo per il Campagna. L'aveva vista arrivare secondo me, ma non si è fidato di calciarlo al volo, l'ha lasciato rimbalzare, è diventato ingestibile per lui, peccato sulla precedente giocata, Pacillo stranamente impreciso, non è riuscito a dosare in maniera corretta il pallone per Discepolo, costretto poi ad allargarsi. Ciotti a fare fallo su Di Giacomo, punizione per il Campagna. Discepolo adesso ha speso tanto, il numero 17 sempre lui, Bifurto. Peperino, vedi adesso, si pecca ancora con Santese, voleva fare un po' il protagonista questo ragazzino. Ferrara, Sabatino, tra le linee riceve Iacovazzo, un po' di spazio per lui, non lo segue Sene, poi è ben appostato Mancino e anticipa Piccirillo e allora Magliano, è il fallo qui il Bifulco, calcio di punizione per la Valti Pagliese. Allora ha fatto una bella giocata Antonio, però gli occhi non ce l'aveva dietro in questa occasione perché da quest'altra parte era partito Santese, anche Ciotti, c'è un giallo vedo? Sì? No, il minuto di recupero, mi sembra avanti fino al 46esimo. Pacello prova a spingere lì a sinistra, sono in tre attorno a lui, si va a chiudere un po', guadagna però questo calcio di punizione, fallo da parte del numero 20 Migliozzi e calcio di punizione per la Battivese che chiuderà in avanti questo primo tempo. E qui ci stava il giallo, ha allontanato il pallone con stizza il numero 20 del Campagna, ha dato dei gialli un po' meno pesanti il direttore di gara. Ci affidiamo al destro di Francesco Pacello. E vedi ancora Bifulco e Santese lì in mezzo che se le promettono. E arriva anche Pamadì e Sene. Arriva anche Sene a parlare con il numero 17 in maglia bianca. Due uomini in barriera ordinati da Coscia. E speriamo che anche qui l'arbitro catechizzi bene, perché vediamo un po' camannelli di uomini, animi accesi. Anche Iacovazzo, da dietro quella manina su Santese, stanno un po' provocando, sanno che Marco è forte, lo vanno un po' a innervosire. È il capitan Ciotti, vice capitan Ciotti, alza la voce con Santese. Sono delle risposte belle certe volte, le più belle, quelle di gonfiare la rete, non sono male quelle. Adesso l'arbitro va a parlare con Minguzzi e Iacovazzo, anzi con Santese e Iacovazzo. Ciotti lì per il secondo palo, però secondo me va in porta Pacello, non vorrei dire nulla, ma va sul secondo palo a cercare Santese, troppo lungo, arriva il duplice fischio 0-0, un ottimo Valti Pagliese. Arbitro, sei un uomo di merda!
Amici sportivi, rieccoci, Stadio Provenza di Macchia di Montecorvino, sta per cominciare il secondo tempo della gara tra Battipagliese e Campagna, 0-0 il primo tempo, un primo tempo dominato dalla Battipagliese che ha avuto come apice il gol ingiustamente annullato a Raffaele Ciotti. Ne parlavamo con più di qualcuno qui in tribuna, come noi, incredulo a quello che avevamo visto, perché il gol sembrava palesemente regolare, l'arbitro però è stata di un'altra idea. Poi altre due occasioni abbastanza clamorose, prima con lo stesso Ciotti che su una giocata di Pacillo, dopo essersi liberato di un avversario, è andato a sparare addosso a Coscia, bravo a chiudergli lo specchio, e poi con Sene che sul calcio d'angolo tutto solo dall'area di rigore piccola ha mandato alto. Nessuno squillo del Campagna, che però ha fatto vedere di avere tasso tecnico interessante lì davanti. Non ci sono cambi, allora vi ricordo le due formazioni: Battipagliese con Mazza, Discepolo, Bencivenga, Mancino, Pamadì, Magliano, Sene, Minguzzi, Ciotti, Santese e Pacello. Campagna con Coscia, Vigianello, Anzalone, Di Giacomo, Ferrara, Bifulco, Migliozzi, Sabatino, Piccirillo, Mastrangelo e Iacovazzo. Si comincia subito con Pacello che prova a sfondare sulla sinistra, si sgancia Ferrara e allontana male, rimessa per la Battipagliese. Si è arrabbiato anche con Vigianello perché aveva un vantaggio gestito male su Pacello, che adesso va a ricevere da Bencivenga. Il cross di Bencivenga profondo a centro aria, arriva Ciotti ma fa buona guardia Coscia, che subito fa ripartire il Campagna. Pallone per il numero 20 Migliozzi, pallone perso a centrocampo con Minguzzi che cede per Santese, si va subito a sovrapporre Minguzzi, Santese però si ferma e mette palla fuori, aveva visto a terra Migliozzi, scaraventa il pallone fuori il 7 della Battipagliese. Siamo sempre contro queste cose, cosa dobbiamo fare? Siamo per un calcio vecchio stile. Sì, dai, perché non ha fischiato l'arbitro, non si era fatto nulla di, la testa non era stata colpita, insomma niente di gravissimo. Si era visto, scherzi a parte, che il contatto era abbastanza lieve, era una mezza simulazione per indurre l'arbitro a fischiare. Nel momento in cui non ha ottenuto il risultato, il calciatore poi è rimasto giù. Attenzione ora Mancino per Bencivenga, non controlla bene Pacello, rimessa a Campagna. Attenzione anche al sole contro, non è da poco questa segnalazione, perché adesso la Battipagliese attacca contro sole e può dar fastidio onestamente per le giocate anche lunghe, soprattutto per quanto riguarda il portiere. Eccolo qui Mazza, l'abbiamo chiamato, va col calcione lungo a cercare Ciotti, a vuoto sia lui che Ferrara. Sulla seconda palla Vigianello alza tanto la gamba, per fortuna non colpisce Pacillo, che poi va a prendere il suggerimento di Ciotti, si appoggia poi a Minguzzi, da questi a Sene. Se ne apre il gioco da questa parte per Pacello, un po' di campo, si sgancia Vigianello, Pacello si porta la palla sul sinistro, il cross lungo sul secondo palo con la spalla Migliozzi, mette in calcio d'angolo ad anticipare sia Magliano che Discepolo. Stava coordinando Magliano per battere al volo su questo cross di Pacello, dato provvidenziale per il Campagna di ripiegamento di Migliozzi. Corner per la Battipagliese, affidato al destro di Santese, salgono come al solito Pamadì e Mancino, tutto in Campagna ad eccezione di Iacovazzo, a protezione nella propria porta, palla centro aria spizzata, poi la palla è buona per Pacello, il sinistro con Pamadì che non si accorge di essere, o meglio non ha avuto la reattività di buttarla dentro dopo questo controllo sulla conclusione di Pacello, che ora insiste, il cross profondo sul secondo palo, la sponda tentata da Santese, c'è fallo però, calcio di punizione per il Campagna. Si è trovato Sene, non Pamadì, lì a due passi, ha controllato male, purtroppo era in porta praticamente, e ora se lo sta ripensando, lo sta provando a spiegare a Minguzzi. E sono quelle palle che sporche in area di rigore, che se è la...
Sulla sinistra, dove Bencivenga era andato alto a prendere l'avversario e si era ritrovato solo nella sovrapposizione, poi Vigianello, il cui cross è arrivato profondo sul secondo palo. Tipagliese che prova a guadagnare metri sulla sinistra. Siamo al sesto della ripresa, sempre 0-0. Il rilancio di Ferrara è buono per Piccirillo, che la mette giù, scambia con Iacovazzo e prova ad accentrarsi, serie di finte, c'è ancora a destra lo spazio per Vigianello, il quale ritorna Paciello e si becca un calcione generoso anche in questa circostanza. Ciccio Paciello, calcio di punizione per la Betty Pagliese. Questi scatti all'indietro sono sì di una generosità incredibile, però poi ho paura che li vai a pagare in lucidità quando devi buttare la palla dentro, che quello è il mestiere di Paciello. Però adesso è stato fondamentale questo suo ripiegamento difensivo. Va Mazza con il destro a cercare proprio Paciello, di testa alla meglio Vigianello, quindi Sabatino, gira Magliano, pallone dentro per Mastrangelo, lo scarico per Bifulco, il lancio a cercare Piccirillo, un po' in ritardo Mancino, che poi di media tra gli applausi del pubblico bianconero non riesce però ad evitare la rimessa laterale. Rimane alto il Campagna, Iacovazzo con le mani si fa incontro Sabatino, un po' distratta la Batti Pagliese. Sabatino, ancora Iacovazzo dentro a cercare Bifulco, ci mette una pezza Senè, rimane lì la formazione ospite. Si è alzato Moscatello nel frattempo, Vigianello con le mani, Bifulco, poi Bencivenga se ne allontana nella zona di Ciotti, prova a proseguire il pallone invece di appoggiarlo, guadagna comunque una rimessa laterale. Scende Bencivenga sulla sinistra, c'è un cambio però. Cambia gli esterni Lerro. Sì, ha visto qualcosa da registrare magari e manda Bencivenga lì a destra con Discepolo a sinistra. Le mani di Scepolo a cercare Magliano, tutto regolare secondo l'arbitro. Allora Sabatino per Piccirillo, Mancino gli va a scippare il pallone, quindi la giocata di Paciello per Santese. Santese al limite dell'area, lo scarico per Mancino, il destro ribattuto ancora Mancino per Magliano. Mancino prova a sfondare, la conclusione per Ciotti che la alza, io credo fosse fuori gioco ma non l'ha dato, è stato rimesso dal fondo. E allora anche questa la dobbiamo registrare come un'occasione colossale sciupata dalla Batti Pagliese, con l'esterno destro alzato troppo Ciotti, anche lui dal limite dell'area di rigore piccola, con questa palla deviata, il tiro di Mancino. Batti Pagliese ancora pericolosa, sta mancando di cattiveria e di precisione lì in mezzo, mani in testa per Seni, cambio per il Campagna anche. Sì, esce Mastrangelo, vediamo chi entra al suo posto, se si gira il calciatore. No, non è doppio il cambio, è solo uno, è Migliozzi che adesso viene a destra, è il 3. Con Iacovazzo che va a sinistra. Brigantino. Entrato Brigantino al posto di Sabatino. Al posto di Mastrangelo. Al posto di Mastrangelo, chiedo scusa. Pallone in movimento. Di Giacomo lo porta. No, hai ragione, doppio cambio perché è entrato anche Petrillo. Petrillo al posto di Sabatino e Brigantino al posto di Mastrangelo. Eccolo qui Petrillo che va a scambiare con Di Giacomo. Il lancio sull'inserimento di Anzalone, va a lottare Bencivenga. Adesso a contatto i due. Le allontana il direttore di gara. Rimessa per il Campagna, Anzalone con le mani, su Migliozzi, prova a chiudere Senè, la palla rimane ancora lì, attenzione Migliozzi, Petrillo col mancino, il cross è dentro, Piccirillo a vuoto, Discepolo allontana, Sabatino si allunga e raccoglie il pallone, è ancora in campo Sabatino, allora è uscito Bifulco forse, seguiamo questa azione, Sabatino per Migliozzi. Laterale a destra per Vigianello, attenzione al Campagna, la testa di Discepolo, la palla è ancora buona, Vigianello a lottare con Minguzzi,
di Gianello, pallone contrato, siamo in calcio d'angolo. Sì, corner per il Campagna. Batti Pagliese un po' disordinata in questa fase, anche con questo cambio degli esterni, con Pencipenga a destra e Discepolo a sinistra. Campagna che ha alzato il tasso tecnico lì in mezzo con Petrillo, adesso si fa vedere per una battuta corta con Iacovazzo. Va Minguzzi ad abbaiare alle caviglie. Chiama lo schema Iacovazzo. Cross a centro aria, c'è la testa ad allontanare di Mancino. Poi si alza uno strano campanile, l'errore che va a liberare al tiro Iacovazzo. Aveva colpito male di testa Discepolo, sanando la posizione di fuorigioco di Iacovazzo. Qui esterno si è spento Docile tra le mani di Mazza, ha messo già in movimento Bencivenga, pallone intercettato poi sul contrasto, ma guadagna una rimessa laterale. Bencivenga prova a sorprendere tutti andando subito a lanciare Ciotti, su di lui Di Giacomo. Ciotti la protegge, pallone a cercare Santese, gli resta ancora lì però nella sua disponibilità, lo protegge con il fisico, lo porta avanti con la sola, c'è il raddoppio di marcatura su di lui, ha bisogno di sostegno, prova a riceverlo in Seni, anticipato però da Di Giacomo, da Ferrara, che adesso allontana su Iacovazzo la sponda per Petrillo. Riparte il Campagna, pallone a cercare Piccirillo, e l'anticipo di Mancino, e allora Minguzzi per Pacello, prova ad accentrarsi Pacello, carica il destro, la conclusione termina fuori, anzi no, Discepolo la mantiene in gioco, riesce a recuperarla Discepolo, che poi si perde al momento di effettuare il cross e la perde, dando là la ripartenza del Campagna. Impreciso il tocco verso Piccirillo, rimessa a Batti Pagliese. Ci mordiamo le labbra, bravo Discepolo, generoso come al solito, ora a terra un po' a rifiatare. Coscia guarda la panchina di faccenda, chiede di aumentare un po' i giri. Lì in mezzo sono entrati due che col pallone ci sanno fare, Petrillo e Brigantino. Ora Petrillo va a catechizzare un po' tutti, una pacca sulla spalla a Migliozzi. Occhi su Discepolo però, che per fortuna si è rialzato. Rimessa laterale per la Batti Pagliese, l'arbitro dice che il gioco dovrà riprendere con una rimessa, anche se il pallone era in gioco quando lui ha interrotto con un doppio fischio la partita. Adesso Pacello dice qualcosa alla panchina. Fanno accelerare i ragazzi della panchina, forse Lanza, Discepolo forse ha dato tutto, non ne ha più, è presto. Siamo al 13° del secondo tempo, 0-0 il punteggio. Però Discepolo fa segno alla panchina invece di mantenere la calma, vuole provare a recuperare le energie per continuare a giocare. Sarà lui, è proprio lui a rimettere il pallone in gioco per Magliano. Due su di lui, non c'è nulla, rimessa a Campagna. Lamenta il numero 8 della Batti Pagliese, che riteneva di aver subito fallo da Brigantino. Campagna ora in possesso, Vigianello, pressione efficace di Magliano, poi Ciotti non riesce a giocarla dall'altra parte, c'è la chiusura e però può diventare buona qui per Pacello, anticipato da Ferrara che non sta sbagliando nulla. Assolutamente, arriva Minguzzi con le mani, Discepolo dice di stare calmo in macchina, Lanza già aveva tolto il fratino. Pacello da terra prova a lottare con Brigantino, c'è il fallo di Pacello, calcio di punizione per il Campagna. Si rimette il fratino nel frattempo Lanza. Siamo al quarto d'ora della ripresa, è 0-0 tra Batti Pagliese e Campagna. Batti Pagliese è un po' meno costante nella pressione, però è stata sua comunque l'occasione migliore, ancora con Ciotti, pallone di Santesi a cercare Magliano, intercettato da Di Giacomo, allora Petrillo
per Brigantino, scambia nei due, arriva anche Vigianello, è già pronto lì Migliozzi, salto fuori Discepolo, si accentra Migliozzi, il movimento di Piccirillo, quindi Iacovazzo, la sponda per Petrillo, il tocco sotto, controlla con il petto senza difficoltà Pamatica, poi appoggia su Bencivenga, non ci sono compagni nei paraggi, allora va lungo da Ciotti, prova a prendere di filata di Giacomo e ci riesce, Ciotti entra in area di rigore, va giù, nulla. Pallone intercettato con un braccio da Santese, calcio di punizione per il Campagna, ha protestato qui il pubblico, eventualmente ci fosse stato il fischio sarebbe stato un calcio di punizione perché il contatto era cominciato, era lì, fuori. Un po' al limite. Poi su questa ripartenza insomma Santese braccia larga, qua c'era pure la munizione, sì, la fischiata. Anche qui sarebbe stato giusto il giallo, Pamati con il petto, vede un fallo l'arbitro. Duello con Piccirillo. Calcio di punizione Campagna, che Campagna che ha iniziato bene questa ripresa, Battese che è un po' calata, sembra forse più fisicamente, pallone che è già in gioco, attenzione Piccirillo, sponda Migliozzi, dentro Vinguzzi, Discepolo ci mette la testa, vediamo se ha ancora fiato, spinge Discepolo col destro a lanciare Pacello da quest'altra parte, in mezzo Santese e Ciotti, Pacello versione assist man, Pacello prova l'ingresso in aria, Pacello col sinistro, pallone tagliato che rimane lì, Coscia lo raccoglie con le mani. Sono sempre pericolosi questi palloni che Pacello scaraventa all'interno dell'area di rigore, attenzione dall'altra parte, Riangolini ha sbagliato, Bencivenga per Minguzzi, può insistere allora la Battipagliese, c'è Pacello che reclama palla da quest'altra parte, eccolo servito, prova ad aggirare Vigianello, ci riesce di forza, poi viene rimontato dall'avversario e allora prova a ripartire il Campagna. Petrillo scambia con Brigantino, quindi Migliozzi molto largo, ancora Brigantino centralmente, chiede, riceve palla Petrillo, anzi è Sabatino, chiedo scusa, pallone per Iacovazzo, va a puntare Bencivenga, prova ad entrare nella di rigore, lo tiene Bencivenga favorendo la chiusura di Pamatica, poi si allunga troppo il pallone, rimessa Campagna, sale Anzalone, pallone per Sabatino, centralmente per Petrillo, rischia un po' Minguzzi e va vuoto, attenzione a Migliozzi sul sinistro, pallone fuori, nessun pericolo, ma il Campagna sembra uscire, sta uscendo fuori Fabiano. Sì, approfittando come hai detto tu di un calo fisico della Battipagliese che ha stato tantissimo nel primo tempo, il reato è stato chiudere 0-0 il primo tempo, un paio di elementi hanno davvero dato fondo a tutte le proprie energie, Discepolo, Sainé, un po' di stanchezza, chiaramente Campagna ha messo poi dei giocatori tecnici, ora Pacello prova a sfondare sulla sinistra, rimessa Campagna, un gesto di stizza di Pacello con le mani di Gianello per Di Giacomo, che sembra essere un po' il punto debole della difesa del sì. Campagna, anche prima Ciotti era riuscito a scappargli via, ora Migliozzi sbaglia l'appoggio, Vigianello, Sene per Magliano, la difende bene, riesce a servire Pacello con l'esterno, ha colpito male, pallone sul fondo, facile Ciccio, facile, deve salire un po' nel gioco Magliano che giocando lì dietro le punte non riesce a cucire bene il gioco in questo modulo di mister Lerro, in questo secondo tempo si sta vedendo poco Antonio, che nel primo tempo ha illuminato spesso e volentieri. Sabatino lungo sulla corsa per Piccirillo, a duellare con Mancino, lo anticipa, lo tiene bene, Piccirillo lamenta forse un problemino anche fisico, Mancino mette palla fuori, non è un amichevole, non però. Ce la fa, chiede il cambio, lo so, non hai ragione, pensavamo era il microfono spento, no, il microfono non c'è bisogno di spegnerli, va bene la sportività, va bene tutto, ma qui sta giocando un big match, pensiamo se fosse girone di ritorno e con i tre punti in palio pesantissimi, valgono sempre tre punti anche oggi, anzi sei perché è una diretta concorrente, e allora anticipi l'avversario, lo lasci lì dietro, è chiaro che lui ci prova, ma ha detto assolutamente che anche il Campagna nel primo tempo in un paio di circostanze ha interrotto molto sportivamente il gioco. Guarda gli uomini esperti, guardavo Petrillo nel frattempo che è andato a prendersi Sabatino sotto braccio a dargli delle indicazioni, un po' come faceva Coscia, come ha fatto Coscia nel primo tempo, giocatore insomma Petrillo, tantissima roba davvero.
un lusso tenerlo in panchina e sfruttarlo solo ora. Piccirillo non ne ha, dovrà uscire, forse un cambio degli esterni, sta provando l'erro anche per gli attaccanti, sta pensando forse Paciello centrale e Ciotti esterno sinistro nel tridente con Santese che resta a destra, mi sembra di aver capito questo, questa mossa di l'erro, perché Paciello troppo versione assist man oggi, poco finalizzatore, poco finalizzatore, ma ovviamente partendo dall'esterno diventa difficile, allora prova a metterlo un po' più vicino alla porta con Ciotti che sa fare bene l'esterno, e quindi Raffaele a sinistra e Paciello lì in mezzo, il colpo di testa di Anzalone, poi quello di Mancino, tocco di Sabatino, rimessa a Battipagliese, c'è però il cambio per il Campagna, esce Piccirillo ed entra il numero 21 Izzo. Siamo al 22esimo della ripresa, non si sblocca il risultato, è 0-0 tra Battipagliese e Campagna. Pallone in gioco, Mancino, tocco sotto, a cercare sul secondo palo una sponda di Masantese, smorzata da Anzalone, poi il rilancio di Coscia a pescare su questa sponda per l'entrato Izzo, Mancino all'ultimo rimedia e allontana, deve rientrare dal fuorigioco Paciello, non può giocare il pallone, allora Coscia lo mette giù e ci riprova andando ancora a cercare Izzo, Bencivenga di testa, poi Pamadì, ancora Bencivenga, c'è il fallo in gioco pericoloso da parte di Petrillo che si arrabbia, calcio di punizione Battipagliese. Poi ha minacciato anche di prendere mano al taschino l'arbitro, poi ci ha ripensato, calcio di punizione per la Battipagliese. Con Pamadì che prova a riprendersi il pallone nascosto da Petrillo. Calcio di punizione Battipagliese, il minuto è il 22, i secondi sono 30, il punteggio è 0-0. Servirebbero forze fresche anche tra i bianconeri per rivitalizzare un po' la manovra viva della linfa di alcuni elementi. Ora Ciotti prova a girarsi dentro, il pallone per Paciello, col sinistro traversa, al colpo di testa fuori di Ciotti. Battipagliese sfortunata, era stato Magliano in tuffo a buttarla fuori su questa giocata di Paciello, sentito la porta, il controllo si è girato di sinistro in un attimo, attraverso ha tremato, mani in testa per Paciello, poi ha provato il tapin in tuffo Magliano senza trovare la porta. Che controllo di Paciello, collo pieno, insomma Coscia immobile. Solo la traversa. L'aveva fulminato, sì, con la rapidità di esecuzione. Però un altro regalo di Di Giacomo prima, eh? Un'altra uscita a vuoto di Di Giacomo. Può essere e deve essere sfruttato. Senè, non benissimo, prova a rimediare Magliano, Petrillo dietro per Anzalone, lungo a cercare Migliozzi che ora è diventato, anzi Iacovazzo che è diventato anche il capitano. Sabatino ha tanto spazio, troppo spazio. Brigantino prova a tenerlo Minguzzi, Brigantino allargare dall'altra parte per Iacovazzo, si alza Bencivenga, sta arrivando Petrillo al cross dentro la spalla di Minguzzi, prova ad evitare il corner, lo fa Mazza, che rischio, che pericolo. Il rilancio di Mazza a cercare Ciccio Paciello, Ferrara lo anticipa bene, sta davvero giocando un'ottima partita il numero 5 del Campagna, viene fermato Izzo da Bencivenga, poi Santese prova a mettere il turbo, si è visto poco in questa ripresa, il lancio da quest'altra parte per Ciotti, è in vantaggio Vigianello, Ciotti guadagna comunque una rimessa laterale generosamente andando a pressare l'avversario, arriva Discepolo con le mani, prova ad aumentare di nuovo i giri la Battipagliese, Mancino tocco sotto, troppo per Paciello, ma la palla è ancora bianconera, la tiene Discepolo, finta e porta la palla sul destro, ancora a cercare di filato però Paciello, la sponda per Ciotti, Ciotti si butta dentro Minguzzi, poi Discepolo prova il destro, pallone alto, lo spazio c'era, se l'è sentita, ci ha provato, palla alta. Poteva andare ancora forse qualche passo il numero 2 della Battipagliese e non ha inquadrato lo specchio della porta, siamo al 25esimo e 0-0 qui a macchia tra Battipagliese e Campagna. Battipagliese che davvero per le occasioni complessive, al di là dell'andamento del secondo tempo più equilibrato del primo, meriterebbe, strameriterebbe il vantaggio,
però diciamo che può succedere di tutto, eh. Gara assolutamente molto aperta, assolutamente, questo è fuori discussione. Altro rinvio male di Coscia, altra palla regalata alla Battipagliese. Discepolo accelera a cercare Ciotti, meglio da esterno forse finora. Minguzzi, Discepolo dietro da Mancino, prova a ragionare, abbassare un attimo i ritmi la Battipagliese. Mancino ignora Sené e va da Pamadì, porta palla il 20 della Battipagliese, l'appoggio per Santese molto basso, prova a partire da lontano Santese per Ciotti. Ah, controllo male, rimessa a Battipagliese, poteva essere sfruttato meglio. Eh sì, uno scambio con Pacello al limite dell'area di rigore, si fa vedere ora Ciotti da quest'altra parte, ben ci venga vada Santese invece, controllo errato, rimessa a Campagna, deve perdere lucidità su questi dettagli la Battipagliese, che dà un potenziale pericolo nei pressi dell'area di rigore avversaria. Ora va a concedere dei metri in questa rimessa, il colpo di testa di Bencivenga, poi quello di Anzalone spinto alle spalle da Santese, calcio di punizione in favore degli ospiti. Battipagliese che è tornata a rendersi pericolosa, a creare qualche pericolo alla porta di Coscia dopo un break di buoni 10 minuti del Campagna, dove in palleggio senza creare grandissime occasioni ma solo potenziali pericoli la squadra ospite si era fatta preferita, approfittando come detto anche di un calo atletico degli uomini di Mister Redro. Coscia lungo, Bencivenga in anticipo su Izzo, la palla cade nella zona di Minguzzi, poi Magliano la fa proseguire, Magliano spinge un po', Magliano alle spalle, gli ritorna Brigantino, pulito l'intervento di Brigantino che poi allontana centralmente dove c'è Sabatino, ma ritorna ancora Minguzzi a recuperare il pallone e a cederlo per Mancino. Sale Mancino sulla pressione di Iacovazzo, un rimpallo, ancora Mancino, palla sporcata e rimessa laterale. Sgancia il numero 4 della Battipagliese, va a cercare Pacillo, la sponda in area di rigore, il pallone non arriva a destinazione, c'è però Sene che può allargare per controsole, dovrebbe essere Santese, non si intende con Ciotti, allora può ripartire il Campagna, colpo di testa fondamentale di Discepolo a prolungare la traiettoria, il pallone e a toglierlo dai piedi di Migliozzi. C'è il cambio per la Battipagliese, Moscatello dovrebbe entrare, esce Magliano, è uno di quelli che ha speso tanto, l'età è quella che è, ha dato tutto anche oggi Antonio, toccato duro anche a fine primo tempo, esce il numero 8 della Battipagliese, però sono curioso di capire ora come si sistema, chi va a fare il play alto nei tre dietro la punta, presumo Sené. Vediamo Moscatello dove va a posizionarsi. Prende la posizione di Magliano proprio, quindi sarà lui a giocare vertice alto. Sené protegge palla centralmente proprio per Moscatello. E a spazio Santese, prova a sfruttarlo da quest'altra parte per Ciotti che non aggancia. Non ci ha creduto nell'errore di Ferrara, il pallone è passato. Ancora Ferrara ha regalato un'altra occasione, non sfruttata stavolta, quella da di Ciotti. Giacomo che un po' imperfetto, Ferrara ha sbagliato poco o nulla oggi con le mani di Gianello, quindi Mancino colpito forse le parti basse di Discepolo, pallone giocabile per il Campagna, lo porta di Gianello, il lancio a cercare Iacovazzo, l'anticipo di Mancino, si alza un campanile, lotta ancora Mancino, c'è forse fallo, sì, punizione per la Battipagliese, un quarto d'ora più recupera al termine, Fabiano, ancora Mancino, 0-0 Mancino. Tanta roba, non vorrei dirlo, ma è migliore in campo perché sta giocando davvero una gran partita e ho visto anche negli ultimi minuti la tentazione di sganciarsi un po', si è fatto male Petrillo nel frattempo, è necessario l'ingresso dei sanitari mentre si sta scaldando anche Carfagna, sarà lui probabilmente la prossima mossa di Mister Lerro. Che problemino di crampo invece per Pacillo, che ha colpito la traversa, una giocata davvero di altra categoria, gioco fermo, i giocatori ne approfittano anche per dissetarsi, fa un gran caldo come già detto in precedenza,
anche Mazza ne approfitta per dare indicazioni ai compagni di reparto, ai due centrali, Pamadia e Mancino. Deve uscire momentaneamente dal campo Petrillo. Il gioco può riprendere. Io quando penso a Raffaele Coscia comunque penso sempre a Sarno. Lo sapevo. Lo dovevo dire. C'è una mano Galeotto lì in mezzo. Colpo di in area di rigore, Moscatello non la prende. Allora il cross di Minguzzi, c'è una deviazione, angolo sì, era Santese. Azione confusionaria. Avevo visto una mano di Ferrara, poi l'azione è proseguita con questo tiro di Santese deviato. Corner per la Battipagliese. Rientra zoppicando Petrillo nel frattempo. Proverà a stringere i denti il numero 4 del Campagna, la Battipagliese che ha spesso creato pericoli agli ospiti sulle palle inattive. Vediamo se sarà così anche in questa circostanza. Moscatello dalla bandierina. Tanti uomini in aria. Traiettoria dentro con i pugni Coscia, la palla è ancora buona, la tiene Moscatello. Si appoggia per Pacello, zona tiro, Pacello a giro, smorzato di Giacomo con la testa, allontana, ancora in corner. Prova a spingere la Battipagliese, a chiudere il Campagna all'interno della propria area di rigore. Siamo al 32esimo, altra occasione dalla bandierina, altro giro. Va Santese stavolta. Sempre con il destro, gioca corto però per Moscatello, in area di rigore Moscatello ne salta il primo, non il secondo. Ha esagerato, terzo corner consecutivo per la Battipagliese. Si lamenta Sabatino ritenendo che non fosse stato lui l'ultimo a toccare. Di nuovo Santese dalla bandierina. Traiettoria bassa, prova ad arrivarci Mancino, c'è un giocatore a terra nel frattempo in area di rigore, un giocatore del Campagna. La palla era fuori, quindi si riprenderà con una rimessa laterale per la Battipagliese. Andrà a discepolo con le mani. Parecchie interruzioni negli ultimi minuti. A terra c'è Anzalone. Andrea, ti stavo dicendo prima, poi ha ripreso subito il gioco, quando penso a Raffaele Coscia penso a Sarno, detto all'inizio di telecronaca che è rimasto, è riuscito a conquistare i cuori in soli 8 mesi di permanenza, quelli del campionato di eccellenza vinto dalla Battipagliese, decisivo in più di una partita, ma in modo particolare lì a Sarno con 2-3 parate nel finale che, ripetendo il film del campionato, alla fine della stagione sono quelle che hanno messo poi il sigillo, che sono valse quel trionfo bellissimo in un campionato avvincente conquistato dalla squadra allenata da Pasquale Santosusso. Non diciamo che anno è, sennò finiamo con ricordare quanti anni sono passati. Anzalone a terra accovacciato, mister Lerro ha chiesto il tempo che venga recuperato. Nel frattempo avevo visto uno scambio di battute tra Sabatino e Senè, come se Sabatino chiedesse a Senè di mettere palla fuori, quando in realtà poi la rimessa laterale è in favore della Battipagliese, che dovrebbe riprendere a giocare normalmente, insomma. Sì, perché la chiusura di Sabatino era stata con il gioco normalmente in corso, era una chiusura su un cross, non l'appoggio fuori per consentire le cure del caso al calciatore del Campagna, che è ancora dolorante lì fuori dal campo. Ospiti momentaneamente in 10, Battipagliese che può attaccare con discepolo. Carica dietro per Mancino, carica il destro, ci prova, si era coordinato bene, palla larga. Ce l'ha questi numeri Mancino, eh? A Pisciotto ha fatto un gol simile anche da più lontano, a dir la verità. Palla fuori. Ha coordinato bene, ha colpito un po' troppo di esterno, approfittato della libertà concessa e del rimbalzo favorevole del pallone. 10 più recupero alla fine. Cambio, va fuori Petrillo, non ce la fa. Durata poco più di 20 minuti la partita di Petrillo. Forse provo a immaginare, non conosco le cose di casa Campagna, forse già aveva qualche problema, per questo non è stato schierato nell'undici iniziale, perché uno come Petrillo non può non giocare dall'inizio in questa categoria. Ci mancherebbe. Vediamo chi entra al suo posto. Va a mettersi lì davanti. Dovrebbe essere Picariello.
Campagna che ha cambiato moltissimo lì davanti, quindi con Izzo largo a sinistra, Picariello punta centrale e Migliozzi a destra, con Jacovazzo che ha arretrato a centrocampo al posto in pratica di Petrillo. Lotta Ciotti, la meglio però Anzalone, il rilancio è preda di Mancino, appoggia su Discepolo, mantiene il pallone in gioco, tocco sotto a pescare Pacillo, lo scambio, Moscatello, lo scambio non concluso con Ciotti, la testa di Sané, attenzione, il pallone scippato da Jacovazzo, poi ripiega molto bene Moscatello, allora alla porta Santese, poi libero e riceve a sinistra Discepolo, c'è la sovrapposizione di Santese, eccolo servito, andare al cross Santese con il sinistro, corner per l'Abbati Pagliese. Quanto sta premendo l'Abbati Pagliese e quanto onestamente, bufate a parte, meriterebbe il vantaggio. Dalla bandierina si allontana Santese, la lascia a Moscatello, ripiega anche Picariello a dare una mano. Moscatello sul secondo palo, è buona la testa di Ciotti, gol, puoi vederlo Pippo, puoi vederlo, hanno segnato i bianconeri, godi insieme a noi e cresci bianconero, ha segnato l'Abbati Pagliese, con merito, ha segnato l'Abbati Pagliese, non so chi ha segnato, non fa niente, la palla è entrata dentro, ha segnato l'Abbati Pagliese, poi vi diremo che ha segnato, per ora quel che importa è che la rete si è gonfiata, il migliore in campo, l'ha fatta Renato, l'ha fatta con merito Renato Mancino, grande Renato, con merito, e allora bambino, prima papà ti ha detto guarda che ora l'Abbati Pagliese segna, profeta in patria questo papà, l'ha messa dentro Renato. Cresci bene bimbo, cresci qui, in curva con noi, Renato Mancino, e il gol di Mancino ha segnato l'Abbati Pagliese con merito, sì, 1-0 per noi. Posso dire una cosa, dopo il gol mi sono girato qui in tribuna a vedere cosa stesse facendo quel bambino, stava abbracciando il padre, sono scene emozionanti per chi come noi ha l'Abbati Pagliese nel cuore, perché se lo ricorderà per tanto tempo questo abbraccio, questo bimbo. Nella foga magari non si è capito bene, Andrea l'ha spiegato, ma ve lo ripetiamo. Siamo 1-0 e siamo al 38esimo, il gioco è fermo nel frattempo e ne approfittiamo. Qui in tribuna c'era un papà che aveva un bambino in braccio, avrà 4-5 anni, non di più. Avrà detto al figlio, vedi che ora fanno gol. Ha fatto gol l'Abbati Pagliese e questo bimbo ha stretto al collo il padre. E adesso si deve riprendere a giocare con molta calma. Devono sparire i palloni, insomma. Raffaele, ti vogliamo bene, Raffaele Coscia, le mani sui fianchi, ma non si poteva fare nulla. Adesso il cronometro comincia ad essere il nostro nemico. La dedichiamo a questo bimbo. Ciccio Pacello è galvanizzato come non che. Valerio. La dedichiamo a Valerio. Questo gol è tutto per Valerio. E il papà ricorda con noi quello, l'abbiamo sentito. Sei più recupero, si riprende a giocare, concentrati ora, è ancora lunga e si deve lottare, la riconquista Pacello, e adesso si mette la squadra sulle spalle, Ciccio Pacello, va a far viaggiare Santese, Ciallone salvato a centro aria da Ferrara, è andato a salvare sulla linea questo pallone, la mette giù nel frattempo dall'altra parte, c'è il Tec, lì scivolata, lotta come un leone da terra e se lo prende, ma in maniera fallosa. Secondo il direttore di gara, che però ha visto il fallo dell'avversario, calcio di punizione in favore della Abbati Pagliese, Moscatello è andato come un indemoniato su quel tackle a ripiegare, Abbati Pagliese vicina al raddoppio, quanti gol si è mangiata la squadra di Mister Lerro. E quanto c'è il nemico ora il cronometro. Calcio di punizione per l'Abbati Pagliese. Santese gioca vicino con Pacello, fa correre ancora Santese, il cross dentro lungo, non ci sono casacche bianconere, c'è Vigianello che si impegna e mantiene il pallone in campo, il lancio errato, rimessa laterale per l'Abbati Pagliese, scioccato il Campagna e ora è il momento del KO, e quanto è bello vedere quell'amico lì,
sotto la grada a cantare, il nostro amico Giulio, che è tornato al campo dopo tanti anni. Bentornato anche a te, Giulio. Siamo al 41esimo in corso, Battipagliese 1, Campagna 0, abbiamo avuto anche la palla del KO, ma Ferrara ha detto di no. Tiene in partita i suoi con le mani di Scepolo, il colpo di testa di Ciotti, di Giacomo, va ad essere aggirato da Pacello, il rilancio di Ferrara solo deviato da Ciotti in rimessa laterale. Arriva con le mani Anzalone a cercare Izzo, è andato giù, ben ci venga, c'è la girata di Picariello in rovesciata, non c'è nessuno però alle sue spalle, allora Mazza controlla questo pallone e attende il pressing di Migliozzi prima di raccoglierlo con le mani. 4 più recupero alla fine. Mazza gioca esterno a cercare Santese, un rimpallo favorisce Anzalone che poi va lungo, Pamadina anticipo su Picariello, palla ancora in gioco, la raccoglie Minguzzi che la getta lontano, Ferrara non benissimo, la pressione di Pacello, Ferrara lo aggira bene, a terra da Picariello, ancora Pamadì con fallo, però calcio di punizione per il Campagna. Dato troppo aggressivo secondo il direttore di gara Pamadì, irruento nel suo intervento, è ripreso il gioco con il pallone in movimento, protesta infatti mister Lerro, anche perché era pronto un cambio. Sì, attenzione a questo intervento rischiato tantissimo, Minguzzi rischiato tantissimo, per onesto aveva detto qui a Battipagliese è andata bene, che è entrato in ritardo Minguzzi, mentre si accendono un po' gli animi. Piccirillo, cosa vuoi? Vatti a sedere, stai comodo lì in panchina. Ha provato ad accendere un po' gli animi tra le due panchine, ha detto qualcosa a mister Lerro. Subito Carfagna adesso. Anche con Pacello va a far sentire la voce Piccirillo. Non è il caso e non è il momento, né per l'uno né per l'altro. Vieni via Ciccio, non devi togliere la maglia dopo. Lasciali stare. Ammonizione te la devi prendere per l'esultanza. Siamo al 43esimo, Battipagliese 1, Campagna 0. Eccolo il cambio. Entra Seba. Esce Santese. Applausi. Un grande primo tempo di Santese, un po' calato nella ripresa, ha avuto anche la palla del KO. Pacello ancora a muso duro con Ferrara, non hanno capito che questa squadra oltre al cuore c'ha anche le palle, e di certo non si fa abbaiare in faccia da nessuno. La sponda ora, l'anticipo di Seni, allontana Minguzzi, buono il pallone per Carfagna, è partito Pacello, vada solo Seba, la scarico su Pacello, lato corto dell'area di rigore, c'è Ciotti tutto solo, eccolo servito, Raffi non puoi sbagliare, aveva fuori sbagliato gioco. Ma era in fuori gioco. Siamo al 44esimo, il cronometro sembra una clessidra che scende lentissima. Entra anche D'Auria ora. Esce Ciotti, molto largo Ciotti, deve venire, si copre il centrocampo, l'arbitro dice che deve uscire di là, Ciotti vuole uscire dall'altra parte, la scuola è quella di Pasquale Santosusso. Accelera un po' l'uscita Raffaele, deve dare anche la fascia di capitano e passa sul braccio di un altro Battipagliese puro sangue, Cristian Bencivenga, uno dei protagonisti della cavalcata dell'anno scorso, è tutta qui in pratica la Battipagliese dell'anno scorso, tra campo e tribuna. Ah, c'è anche Picarone, è appena arrivato. Sono tutti qui. Ugo Tedesco, eccolo lì. Tutti i ragazzi che hanno spinto la Battipagliese in prima categoria la vengono a tifare qui in tribuna, anche questo è un bello. Stringiamo i denti ragazzi ora, 30 secondi più recupero e sarà tanto il recupero. La testa di Minguzzi riesce comunque a Covazzo a servire Migliozzi. A puntare ancora Minguzzi, Migliozzi, la girata di prima è errata, Mazza è tutto solo e può controllare questo pallone. Io marco a uomo l'arbitro per vedere il recupero, vediamo se alza la mano, sono 5. Sì, mano piena, si andrà avanti fino al 50esimo, 1-0 Battipagliese, il rilancio di Mazza, Ferrara la accomoda quasi per Moscatello, gli indica
Pacello doveva darlo, invece Moscatello va da solo e fa una sciocchezza, perché lì c'era da andare sulla bandierina, si arrabbia infatti tantissimo Pacello. All'altra parte la chiusura di Mancino, pallone che rimane a metà strada, però allora Migliozzi prova ad andare da solo, Mancino la devia, sarà corner Campagna. E arrabbia tantissimo Discepolo con Moscatello, perché adesso mandiamo il Campagna dalla bandierina. Allora battuto già Iacovazzo, il cross, la palla è uscita, non per l'arbitro, sì, adesso sì, rimessa a Battipagliese. Pacello è imbufalito, no poco, ma tanto tanto tanto. È indemoniato, se la sta prendendo con tutti, perché prima aveva anche indicato. Andiamo sulla bandierina, andiamo a Moscatello, dammela lì sulla bandierina, invece Moscatello è andato con questo doppio dribbling, concedendo una ripartenza pericolosa al Campagna. È andato via il primo dei 5 minuti di recupero, la Battipagliese avanti 1-0. Io me la prenderei una munizione. Stavo pensando la stessa cosa. Alfonso, me la prenderei lì una munizione, adesso potrebbe far solo bene. Lungo a centrocampo, prova a saltare Senè. Picariello accomoda per Iacovazzo. Troppo spazio, palla sul Mancino, si defila. Va a chiudere Senè con l'aiuto di Campagna, fuori questo pallone, lo insegue Pacello, prova a saltare Di Giacomo, vediamo se ne è ancora Pacello. Di Giacomo in anticipo, lo spinge, calcio di punizione, va bene anche così. Bravo, una piovra, Senè su quella palla, andare ad arpionare. Campagna ha già mosso il pallone, lo porta a Ferrara, uno sguardo ai suoi, allarga a destra per Vigianello. Quindi Sabatino, D'Auria gli dà una spallata, poi chiude tutto Discepolo, deve allontanarla però, non è semplice, attaccato da Vigianello, chiede aiuto e lo tiene da Mancino, pallone però è preda di Ferrara che lo controlla, lo scarica su Iacovazzo, pallone intercettato e sporcato da D'Auria. Ancora 3 minuti da giocare, c'è il pallone dentro, intercettato da Discepolo, la mette fuori, ha si problemi è fatto di male Vigianello. Però Vigianello, rampi per lui. Allora viene soccorso da Picariello, mentre sarà il numero 18 a rimettere il pallone in gioco, presumiamo effettuerà una rimessa lunga Anzalone. Siamo al 48esimo, Battipagliese 1, Campagna 0. Il gol al 37esimo di Mancino. Salgono tutti quelli del Campagna in area di rigore. È una mischia incredibile. C'è la sponda provata da Picariello, dobbiamo buttare via questo pallone. Eccolo per Pacello. Ha visto a destra Carfagna, pallone troppo largo, rimessa per il Campagna. 48 minuti, 14 secondi. Stringiamo i denti ora, è dura Anzalone, la prolunga Izzo fuori, rimessa dal fondo, ora prenditela questa ammonizione Alfonso, facci questo piacere, prenditi questa bella ammonizione per perdere di tempo, ci togliamo il pensiero. Vai. Picariello giustamente accelera. Chiedono qui in tribuna quanto manca, ve lo state chiedendo anche voi a casa, manca un minuto perché siamo al 49esimo, a meno che l'arbitro non conceda un extra time. Alfonso si prende tutto il tempo necessario prima di effettuare questa rimessa dal fondo. Alfonso Mazza, sollecitato a gesta dal direttore di gara, il rilancio con l'interno del piede destro, Sainé deve far valere centimetri e ci riesce, pallone buono per Carfagnone, prova a portarla lì sulla bandierina Carfagna, ne salta un po' di slancio, entra in area di rigore Carfagna, angolo. Viene chiuso e calcio d'angolo, sì, grande sì, Seba, sì, angolo. Che lavoro che ha fatto Seba, in questo momento è oro colato. 49-20 dice il mio cronometro. Siamo lì su quella bandierina. Andiamo lì su quella bandierina a proteggere questo vantaggio prezioso, questa vittoria che varrebbe tanto. Sono Pacello e Moscatello lì, hanno rimesso il pallone in gioco, va via Pacello. Farà campare il pallone addosso a un avversario, non vi riesce, allora Senè calcia malissimo, poi Moscatello la gira di prima, diventava quasi buona dall'altra parte per Carfagna, e il pallone è uscito, rimessa per il Campagna. 50 dice il mio cronometro, anche il mio, aspettiamo solo il triplice fischio, a meno che l'arbitro non abbia concesso un extra time. Eccolo il triplice fischio, vince la Battipagliese e il campionato è riaperto.
Mancino, 1-0 il gol di Mancino per questa vittoria fondamentale. È una vittoria che vale tantissimo, Andrea, anche per far riavvicinare la città alla squadra. Battipaglia è una squadra di calcio, è vero che è in prima categoria, ma è sempre bello vincere ed è sempre bello quando si è trascinati dai tifosi come oggi. Battipagliese 1, Campagna 0.